Noi abbiamo affrontato il tema dei muri, ma non perché ci riconosciamo tanto nel muro come elemento di separazione, quanto in realtà abbiamo proposto di lavorare in qualche modo sulla eliminazione del muro, sulla erosione del muro. E infatti abbiamo portato come tema il tema della soglia. Il tema della soglia per noi è un tema molto importante nella nostra ricerca significa cercare di costruire uno spazio di mediazione tra la dimensione dell'interno e dell'esterno nell'architettura, tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. Insomma, attraverso l'architettura cerchiamo di costruire una mediazione tra condizioni differenti. Quindi per noi la soglia non è un limite fisico, un limite ben preciso, ma è uno spazio da vivere, uno spazio di transizione. Volevo solo aggiungere una cosa importante che ci porta ai tempi attuali, che l'eliminazione del muro e quindi la dimensione della soglia in questo momento storico appare molto importante perché si continuano ad alzare i muri in tutto il mondo. Questa è una cosa molto seria e molto grave e quindi pensiamo a questo ragionamento che noi facciamo su una scala architettonica, in realtà su una scala urbana e su una scala più ampia che quella del nostro pianeta. Implica l'accettazione dell'altro e il riconoscimento della diversità. Quindi lavoriamo anche su un altro tema.